Le classi vanno dalla prima alla dodicesima. Io frequento la quarta. Nelle nostre aule ci sono tanti bambini, a volte 60 e anche 80. Oltre alle materie comuni, impariamo la lingua, la storia e le tradizioni con Ama. Qualcuno sa anche l'italiano, come me. Ce lo hanno insegnato i nonni quando erano giovani. Qui c'erano gli italiani. E studiamo tanto l'inglese. Yes, it is. Yes, it is. No, it is not. No, it is not. Siamo fortunati ad andare a scuola. Se la mamma è impegnata nei campi, una di noi deve stare a casa ad occuparsi dei più piccoli. E molti altri bambini che abitano lontano dal villaggio non ci possono neppure andare. Incominciano a lavorare già 4 anni. La donna è la struttura portante del popolo Kunama. È lei che trasmette la tradizione, che custodisce i valori, che genera la vita. Una mamma lavora tantissimo. Si sveglia alle 4 del mattino, prende l'acqua al pozzo per tutta la famiglia, accende il fuoco, prepara il cibo. La terra è sacra. Non esiste la proprietà privata, perché la terra è del dio Anna. Il lavoro viene fatto sempre in collaborazione. Una persona da sola non può nulla. I Kunama coltivano e lavorano la dura, un cereale simile al miglio che viene raccolto, messo a seccare, poi battuto, setacciato e macinato. Thank you.
La macina del cereale avviene nelle capanne, con il ritmo sempre uguale del tempo antico. La farina ricavata dalla dura serve per cucinare una specie di polenta che è la base del cibo kunama, oppure il piatto tipico di tutta l'Eritrea, la injera. هلاي سبيتي تصير اوعى دخل يا راس الله كيو ما I'm gonna go to the bathroom.